Quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore, anzi il cantastorie. 30 anni di vita, canzoni, viaggi, persone, storie, appunto. E ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma incontro persone, amici, colleghi che per un motivo o per l'altro per me sono state o sono importanti. Io sono Daniele Silvestri e questa è Le cose che abbiamo in comune, un video podcast targato Fandango Live. Signore e signori, Max, ecco. Gazzè. Buonasera. Che bella sorpresa, ma dove l'hai trovati questi video? Veramente incredibili. Aspetta, dobbiamo fare le cose formali. Facciamo le cose formali. Che tu sai, vittima di un esperimento, ovviamente eri perfetto come cavia, quindi adesso inizia una specie di tentativo di podcast live. Di cui non so nulla, però ora ci proviamo. Dovremmo fare pure una sorta di mi ero scordato di dirvelo. Piccolo particolare. Sarebbe utile fare una specie di sigla. Ora, siccome il podcast gli abbiamo dato un nome geniale, veramente incredibile, l'abbiamo chiamato Le cose che abbiamo in comune. E allora, secondo te che sigla si può fare? Scusa, vediamo se gli riesce. Una cosa breve, brutta, un po' anni 80. Però vai. Perfetto. È raccapricciante. È terribile, proprio neanche nel fantastico dell'84 era una cosa. Lo ricordi fantastico? Me lo ricordo sì. Vabbè, comunque. Le nostre cose non erano tanto dopo quelle immagini. Io dico, tu sei una vestale che tiene tutto quanto queste memorie, perché io non ricordo. Mi faccio aiutare. Niente, non ricordo. È incredibile le cose che hai trovato. Un po' riprendevo io, cioè alcune di quelle cose ero io abbastanza maniacale. Mi ricordo col VHS, stavi sempre. Era la I8. La I8. Sì, qualità adesso riversata terribile, però qualcosina di interessante. Cioè, ma bellissimo. Cioè, un'altra cosa, fra poco te la faccio vedere a parte. Addirittura. Non so se in separata sede o qui davanti a queste persone, ma forse anche qui. Cose terribili, segreti. No, te la faccio vedere subito. No, Luca. Aspetta. Di che si tratta? Aspetta. Allora, sì, va bene, aspetta, non la mandare, così te la anticipo. Noi abbiamo fatto tante cose insieme, anche perché per un periodo piuttosto lungo hai fatto pure il mio bassista. Eh beh, sì. E questo era insomma piuttosto un onore, diciamo. Ma insomma, quel periodo facevamo un po' tutti. Ho fatto per un po' il tastierista dei Tiro Mancino. Hai fatto anche, ti ricordi, una volta allora Daniele Silvestri era già conosciuto, era già un artista noto. No, stai per raccontare quello che ti sto per far vedere. Ah no? Sì. Ma davvero? Sì, fammi pensa sentire. Un po'. No, ho capito. No, aspetta. Ti ricordi dove eravamo? Allora prima farlo vedere, poi no, lo raccontiamo. No, invece vale la pena, secondo me, forse non lo facciamo neanche vedere, però. No, dobbiamo farlo. Non so poi che pezzo ha montato, perché in realtà è divertente la fine, ma non so se ci arriva lì. Comunque, a un certo punto lui faceva promozione del suo primo disco, era, sì, no? Sì. E di una canzone, fra l'altro in particolare, questa almeno che ciò che ho ritrovato, molto bella, mi piaceva tantissimo. Solo che io ero uno che ogni tanto suonava anche con lui, così come lui suonava con me. In quella circostanza io però non potevo andare, cioè nel senso ufficialmente non ci potevo andare. Non mi ricordo bene il motivo. Per cose discografiche, forse sì, per ma secondo me, liberatoria. Anche io ero in promozione contemporaneamente, ma avevo anche detto di no mentendo su qualche cosa a cui non volevo andare. Ma questo non me l'hai mai detto. Questo. Sì, avevo inventato un'influenza, cosa del genere. Ecco. Qualcosa del genere. Comunque non volevo andare da qualche parte, quindi non potevo farmi vedere lo stesso giorno insieme a te. E quindi mi sono presentato a suonare con lui in questo modo qua. Adesso si dovrebbe vedere. Guarda, giriamoci un pochino per vederlo, ma non troppo. Così sei troppo. Troppo? Gira con tre quarti? Ho perso l'uso del ginocchio. E quello è fatto apposta, così ti fermi. Luca, hai capito qual è il filmato? Quello di TMC2, credo fosse. Io sono quella cosa. Adesso si vede meglio. Piero sta suonando, credo, una scatola di biscotti. No, la custodia della novella. Ah, la custodia della novella. Io ho la parte. Ecco. No, allora. Il presentatore ha passato tutto il tempo a cercare di capire, non aveva idea, probabilmente se pure fossi stato scoperto non aveva idea di chi fossi, non è questo, è che non capiva e siccome a noi non ce ne fotteva nulla, non gli abbiamo dato nessun indizio, nessun aiuto. Allora, un'altra cosa che succedeva, questo programma era... Lascialo andare. Era posticcio, nel senso che si svolgeva durante tutta la settimana
In realtà abbiamo registrato tutto in un giorno. Ah, è vero. Quindi che succede? Che ogni volta dovevo ripresentarli e ogni volta lo presentavo con un nome diverso. Alla chitarra Amedeo Totale, capito? Non so. La notte l'ho presentato anche alla chitarra Lalla Lallalla. Cioè Lalla Lallalla. E c'era Franco Nisi, insomma, che era il conduttore di TMC2. Sì, anche di Radio Italia lui, no? Sì, Radio Italia. Ma lui ogni volta... Non brillantissimo. No, però adesso io non ho mai capito se ha fatto finta di non capire. Cazzo, questo è un podcast, quindi poi lo si può risentire. No, brillantissimo, Nisi, eccezionale. Però in quel caso non era riuscito a cogliere. Ma non lo so, secondo me aveva capito tutto, non voleva. Non gliene fregava nulla, anche può essere. Cioè, finiscono, se ne vanno. Luca, manda alla fine, perché arriva alla fine del filmato, perché succede quello che stava dicendo Max, se non mi ricordo male. Giro? Mezzo. Così no, dai le spalle al podcast. A proposito, giro solo la testa e il corpo, faccio tipo esorcista. Vuoi bere qualcosa? Intanto che Luca lo trova. Cos'è un VOV? Ce l'hai un VOV? Esatto, è uno Zabov. Guarda come l'ho versato bene. Malissimo, guarda. Lo trovi, Luca? Il finale di quello che stavamo vedendo. Ma è acqua? Non lo so, credo sia Triellina, ma insomma... Pensavo fosse vodka, una camuffata. Luca si è licenziato nel frattempo. Aspetta, che non sa... peraltro comprensibile. Devo raccontare una cosa della bottiglia di plastica, così, perché giustamente non c'è etichetta, nessuno deve capire che marca è. Una volta stavamo a fare il Roxy Bar e c'era in pratica Tony Hadley, di Spandau Ballet, sì. E in quell'epoca nessuno era vietato portare degli alcolici in trasmissione, no? Però Tony Hadley probabilmente non voleva farne a meno, quindi si era portato una boccia così piena di vino rosso. Allora, in pratica, a un certo punto lui stava lì, allora, e stava in fondo appoggiato all'amplificatore del basso, aspettando il suo turno per cantare, per fare la performance. Allora, a un certo punto, Red Ronnie annuncia: dagli Spandau Ballet Tony Hadley! Applauso! E lui non si è accorto di niente. Quindi lo inquadrano, lui stava appoggiato con questa bottiglia di vino dentro la bottiglia di plastica, ha fatto a un certo punto le boeuf. Le boeuf, ha detto, cioè tipo Marie-Louis Le Boeuf, un cognome belga, cioè ha detto le boeuf, e quindi era le boeuf con lo sfiato verticale giù così. Poi a un certo punto, quando si è accorto che in realtà toccava lui, tutti lo guardavano, lo aspettavano, si è un attimino ringalluzzito ed è andato avanti. Ma si è vista benissimo questa bottiglia di vino rosso, così senza etichetta. Vabbè, continua, volevo solo... No, continuo, se non sei licenziato... Ah, l'ha trovato. Mi girate qua, un po'. Sumiamo. Porto nel presentato, però possiamo recuperare in questi. No, è quello che. E i suoi musicisti che oggi non abbiamo presentato, però possiamo recuperare in questo istante. Ah, Alfredo Antonio Osvaldo. Alfredo Antonio Osvaldo, vi aspettiamo ancora. Esattamente così. Alfredo Antonio. Ma dove l'ha recuperato questo artefatto qui? Non lo so, anche hai visto nel filmato precedente che c'era il cartello con scritto Viterbo, Viterbo, ci ho messo sì. Un po' a ricordarmi. Sì, sì, Viterbo. C'era, non si sa per quale motivo... C'era qualche cosa su Viterbo. Su Viterbo, noi a un certo punto non potevamo più sentire nominare Viterbo. Ma ci veniva da ridere. In qualsiasi situazione ridevamo, c'era anche un'altra parola, ci veniva da ridere ma non la posso... Erano le canne forse? Ma non credo, no, non ce n'era bisogno. Sì, erano le canne. Sì, okay. No, vabbè. Non fumo da... No, tu manco fumavi. Infatti. Ma tu eravamo fondamentalmente dei bravi ragazzi, o no? No. Aspetta, ma io volevo fare le cose serie. Mi sono fatto dare, ho chiesto aiuto, se mi davano una scheda biografica. Quello è uno scartafaccio, non è una scheda. Sì, perché poi l'ho guardato e ho detto, ma ne so molte più io, però fammi rivedere cosa. Ho visto una cosa che non mi tornava. Allora, nasce a Roma il 6 luglio del 1967. Abbastanza. Peraltro volevo chiederti, come lo festeggi il prossimo compleanno? Non lo festeggio perché... Lo festeggi? No, perché... Ma se mi ricordo magari comunque ci possiamo vedere quel giorno. Sicuramente ci vediamo e festeggiamo, però diciamo che è una coincidenza il fatto che
che quel giorno là saremo insieme anche al nostro altro fratellino. Ma non ne parliamo adesso, ne parliamo subito dopo. Ma qui, magari è scritto male, non lo so, da genitori siciliani, F qui. Sì, sì, sì. Padre Enzo, al secolo Benito. Benito Enzo, sì, però lui siccome non era... era infastidiva il nome Benito, allora si è fatto chiamare Enzo. Questa cosa. Di Scicli, giusto? Di Scicli, sì. Mentre tua madre di Catania. Sì. Vabbè, fratello Francesco. Aspetta, ce n'erano altre cose che ho letto. Ma dove la trovate? Europea. Pare che già da bambino... queste sono le cazzate, secondo me. Che ma è wiki non merda. L'ho cercato io, ho chiesto sguinzalino. Sei andato a fare indagini. Ho fatto fare. Pare che già da bambino... avesse riempito la mansarda di casa con circa 250 dipinti, sì. E che il padre Enzo ne avesse pure venduto qualcuno di nascosto. Cioè, questa è vera. Ma allora io dipingevo tanto, ho fatto un periodo in cui dipingevo, anzi devo dire che io facevo i concerti per pagarmi tele e colori, questo quando ero ragazzo dipingevo molto, poi dopo sono andati un po' sperduti questi dipinti. Cambiando case, quindi è possibile che mio padre l'abbia venduto, ma non credo. Credo comunque, che siano spariti e basta. Posso testimoniare bruciati. Il fatto che hai sempre disegnato bene e mi hai fatto, non so se ti ricordi il regalo che mi hai fatto a un certo punto. Hai fatto un quadro? Mi ricordo. Hai fatto un quadro che era un quadro di foto, una accanto all'altra. Con gli Uniposca, sì. Gli Uniposca non possiamo dirlo. Non si può dire. Non si può dire pubblicità. Vabbè, sti cazzo, l'abbiamo era detto. Era Uniposca e c'aveva... aveva scritto sopra, ma era veramente bello. Infatti ti volevo fare un regalo, volevo regalarti degli Uniposca. Ma perché quel pennarello che non si può dire era bello, perché oltre a... è vernice acrilica, per cui ogni tanto potevi fare queste... è vero, è vero. No, ma il tuo estro va in direzioni veramente imprevedibili. Volevo anche fare una specie di carrellata delle tue passioni. Tutto sto scartafaccio per dire questa cosa qua. No, ma tanto me ne frega nulla. Fammi leggere che c'è. Dove hai trovato questa informazione? Che non vedo niente, con tolto gli occhiali. Le sono meglio io, lascia perdere. In realtà, per esempio, lì parla dei 4Play4, che è la band con cui suonava in giro per l'Europa, perché ha vissuto per tanto tempo a Bruxelles, e non era detto che tornasse da noi, padre diplomatico. Questo non ho bisogno di leggere. Sono scappato in realtà, perché io ero quasi, avendo fatto scuola europea, ero già ingabbiato in quell'establishment, veramente lo ero. E l'unico modo per poter andare via da quella situazione lì, da quella struttura, era quello di tagliare nettamente. Quindi io ho lasciato Bruxelles e sono andato a fare squatting a Londra. Quindi sono andato a occupare una casa insieme ai 4Play4 e siamo rimasti lì 3 anni, praticamente. Però già mentre stai a Bruxelles, nonostante papà, se non ricordo male, anche solo come orari, non è che tu facessi esattamente la vita... No, diciamo che gli orari erano terribili, perché devo dire, è una cosa che è una fortuna che ho avuto, una delle fortune è quella di suonare tantissimo. Quindi io uscivo alle 7 di sera, un periodo... per parecchio tempo, suonavo dalle 7 di mattina e tornavo alle 7 di mattina, dalle 7 di sera, suonando nei vari locali, facendo musica brasiliana, Aldo Brasil, poi suonavo al Machado, all'Epistrofi, al Blues Corner, tutti questi locali, e c'era una cultura delle jam session, quella che poi successivamente ho cercato di trasferire anche... No, ci sei riuscito. Comunque, fatto sta che il concetto era proprio quello di fare, di suonare insieme, di fare esperienza. Però, ecco, una delle cose che ricordo è e che mio padre, che si svegliava alle 7 per andare in ufficio, io tornavo cercando di, come dire, sgattaiolare verso la mia stanza e vedevo mio padre con i capelli alzati che mi faceva con le braccia a brocca così, no? Faceva, che schifo. non è stato difficile andare via, secondo me. No, vabbè, ma poverino, insomma, alla fine vivevo con lui. Però un periodo era abbastanza talmente coinvolto nella musica che facevo tardi, perché suonavo veramente fino alle 6 di mattina. Vabbè, comunque questo signore quando è arrivato è tornato in Italia nel 92 più o meno, giusto? No, un po' prima, 91, vabbè, no. Vedi, il licenzio, come hanno scritto 92? Ma infatti... Sì. No, sto scherzando, vado a memoria mia. Però mi ricordo gli Emporium e quelli non li ho trovati cercando... Quella era una cover band per guadagnare soldi per comprare i quadri. Sì, per comprare e guadagnare soldi, però io quando venivo, forse la prima volta ti ho sentito. Ah, è vero, era Orfeus. Ed era impressionante, cioè questo uomo è, lo posso dire adesso, a distanza di tanto tempo, forse è uno dei più grandi bassisti che abbia mai visto suonare in vita mia. In tutti i modi possibili. Ma, diciamo, registrare dischi con lui che suona il basso è una cosa
veramente una fortuna tra le più grandi che ho avuto. So fare solo quella poi alla fine. Per questo volevo farti un regalo, non ti ho regalato gli Univosca, non ti ho regalato un basso, ce li hai di tutti dal 1960 in poi. E allora ho pensato a un'altra delle tue tante passioni, e sono tante, e alcune di queste fra l'altro sono anche in comune, ma ve le risparmio perché sono le più noiose di tutti. Però potremmo parlare di Sumeri, Merovingi o di Atlantide, credo per un po' di secoli. Però ce n'è un'altra che è molto più forte per te, soprattutto da praticante, che è il tennis. Però è abbastanza forte anche per me. E allora, aspetta, aiutami un attimo, leva questo... Che devo fare? Leva il bicchiere, butta quelle cartoffie. Qua dentro, tu ti ricordi che, forse te l'ho detto una volta, che io negli anni Ottanta a un certo punto lavoravo per i vivai mari, cioè quelli che si occupavano di pulire i campi del tennis agli internazionali d'Italia. Ah, come no? Pur di vedere le partite pulivo i campi. Certo. E come ci pagavano alla fine? Con i palline. Ci davano i tubi di palline... No. Rimasti dei tornei. Non ci posso dire. Questo sono le palline dell'incontro di Becker. Non mi ricordo più contro chi, ma era Becker. Ma che grazie, sì. Grazie. Ma... È un bellissimo regalo, Daniele. Grazie veramente. La posso aprire? Erano palline bianche o gialle? Guarda, gialle. L'avevano appena iniziato a mettere quelle gialle. Fino all'anno prima erano bianche. Sono ancora, forse ne puoi trovare anche una completa sgonfia, credo siano ingiocabili, però bello. Bellissimo, grazie mille, grazie, veramente, poi questo è bello perché poi sono le palline che non esistono più, queste palline qua. Certo. Signore e signori, Max Gazzè. Grazie. Ce la fate a fare di nuovo la sigla? Facciamo le cose professionali, era bellissima, ce la fate di nuovo? È terribile. Fine del nostro podcast, però. Vabbè. Max, una suonatina ce la facciamo? Ma sì, volentieri, dai.